Bentornati nella VR Zone con le notizie VR della settimana. Oggi daremo un'occhiata al Metaverse, tra brand come Nike e colossi come Bill Gates. Poi di una nuova funzione molto richiesta per il MetaQuest. Ovviamente parleremo anche del recente Quest Day di Half-Life Alyx, come non l'avete mai visto, di occhiali AR e insomma. Dai, non perdiamo altro tempo. Andiamo! Finalmente arriva una funzione tanto richiesta nel MetaQuest 1 e 2. Sto parlando della possibilità di ridimensionare le schede del browser e delle app 2D. Potreste pensare pure che sia un'aggiunta irrisoria o addirittura strana che non sia stata aggiunta da un pezzo. Ma in realtà sono queste cose che portano la navigazione ad un altro livello. Prima si potevano affiancare fino a 3 schede in multitasking. Ora, con questa nuova funzione, sarà possibile cambiare la dimensione selezionando un angolo della finestra. Dovrebbe essere già disponibile a tutti. Ma, essendo stata un'aggiunta silenziosa, potrebbe volerci un po' più di tempo, perché arrivi a tutti, quindi pazientate un po'. Se avete amato Half-Life, Alyx vi farà piacere che è arrivato il momento di riprendere il gioco. Infatti è stata pubblicata dallo sviluppatore Patient 8 la seconda parte della mod ispirata a Bioshock, chiamata Return to Rapture. Inglese a parte, non è una mod qualunque, non solo è senza dubbio una delle migliori mod disponibili attualmente, ma si differenzia dalla concorrenza per avere una storia del tutto nuova. Ma non solo, anche nuovi asset direttamente da Bioshock, nuove armi, aggiunte anche per quanto riguarda l'interagibilità con il mondo e tante altre sorprese. Se conoscete il mondo di Bioshock, allora non dovete davvero aspettare, è qualcosa di magistrale. Se invece non conoscete nulla di questo mondo, è comunque una storia e un'avventura da provare per riprendere in mano il giocone che è Half-Life Alyx. Il tutto è possibile provarlo attraverso il Patreon di Patient 8. La mod completa invece uscirà a gennaio 2022, quindi non dovremo aspettare neanche troppo per poterlo provare. Ma che figata! Mercoledì 14 dicembre c'è stato il Quest Day, senza dubbio qualcosa che ha sorpreso tutti, il fatto che sia stata proclamata una giornata per festeggiare il brand Quest. Sicuramente ha sorpreso tutti, cioè è impossibile non esserlo, in primis perché sembra sia stata una celebrazione del brand Oculus invece del Quest, quasi una cerimonia di addio. Cioè, a parte gli scherzi, sembrava che avrebbero annunciato degli accessori per il MetaQuest 2. Invece, come abbiamo visto in live, ogni 30 minuti hanno fatto uscire dei piccoli spot. Tra l'altro, ringrazio tutti quelli che sono potuti passare anche solo per un saluto e vedere in live questo evento così particolare insieme a me. Ad ogni modo, gli spot mostravano prodotti esclusivi a tema Oculus Quest. Da ciotole per cani a forma di Oculus, passando per maglioni brandizzati Beat Saber e finendo con un pupazzo a forma di Quest 2. La vera bomba è arrivata alla fine, in realtà, perché dopo questi prodotti sono stati regalati 500 MetaQuest 2, ovviamente con il metodo di chi prima arriva, meglio alloggia. Ma non vi preoccupate di non essere riusciti a prendere nulla, perché si potevano prendere esclusivamente in America, e hanno annunciato comunque che nelle prossime edizioni saranno disponibili anche fuori dall'America, quindi incrociamo le dita. Insomma, questa è stata la giornata all'insegna della realtà virtuale. Non vedo l'ora di ripetere. Vi aspetto al prossimo Quest Day 2022. Tutti in live, mi raccomando. Oppa ha annunciato degli occhiali AR. L'azienda cinese famosa nel mercato mobile ha annunciato la loro entrata nel mercato degli occhiali a realtà aumentata, chiamati Air Glass. Questo dispositivo vi assistirà durante tutte le azioni quotidiane, dalla corsa in bici, mostrando la strada che dovrete percorrere, alla traduzione simultanea di una lingua, così da facilitare la comunicazione tra persone. Il tutto mostrando testi 2D o oggetti 3D nel mondo reale, con una durata continua di 3 ore, invece mettendolo in stand-by avrete 40 ore. In pratica vi permetterà di usarlo in vari momenti della giornata. Probabilmente avranno visto che per ora non è necessario usarlo per un periodo eccessivamente lungo. Il design, a proposito, vi piace? Ha un non so che di futuristico, ma comunque resta lo stesso elegante. Per quanto riguarda le varie funzioni disponibili, saranno accessibili attraverso controlli touch, toccando sul lato degli occhiali. Si potrà usare anche la voce, l'hand e il head tracking. Uscirà in edizione limitata solo in Cina nella prima parte del 2022. Quindi non manca neanche troppo per vedere in azione i primi veri occhiali AR cinesi.
Passiamo al recap della settimana. Non andiamo troppo lontano perché Google ha annunciato di star lavorando ad un nuovo sistema operativo per dispositivi a realtà aumentata. Questo apre tante porte, soprattutto perché viene detto che al momento è testato in un dispositivo del tutto nuovo, che magari Google stia cercando di fare nuovamente il passo con il Google Glass. Nike entra definitivamente nel metaverso grazie all'acquisto di RTFKT, ovvero un'azienda che crea vestiti digitali di altissima qualità. Per un brand come Nike, mettere le mani subito su una compagnia che lavora con tecnologie come l'NFT, le criptovalute o i blockchain non è affatto banale. Che magari vedremmo arrivare delle scarpe Nike acquistabili con delle criptovalute? Wow! Passiamo a Bill Gates. Di recente ha commentato che, secondo lui, tra 3 anni tutte le videoconferenze passeranno da uno schermo 2D ed una telecamera al metaverso, potendo interagire in 3D con degli avatar. Ricordo che anche Microsoft ha mostrato la loro visione del metaverse, iniziando fin da subito la battaglia, o meglio, la convivenza, con Meta sul mondo digitale. E voi? Pensate davvero che tra 2-3 anni tutti passeranno alle videoconferenze immersive? Ed eccoci alla fine di questo video. Le notizie di oggi sono finite. Come dico sempre, il mondo della realtà virtuale è sempre in continua evoluzione. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale ed accendere la campanellina, così da essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo VR e XR. Qui a schermo trovate video playlist consigliati, dateci un'occhiata. E niente, ci vediamo presto ragazzi. Ciao!